Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. GTA è terminato, ma grandissima richiesta, me l'avete scritto veramente ovunque, su Facebook, sul canale. Ho deciso di farvi vedere anche gli altri due finali, quindi andiamo subito a vedere. Ho ricaricato la partita, ho messo rigioca missione, a vedere come sarebbe andato se avessimo deciso di uccidere Trevor per primo. Poi subito dopo vedremo anche quello di Michael. Comunque iniziamo subito così. Hey man, how you doing? Shit, I'm good, T. And yourself? Oh, peachy. I know what this is about. You do? Of course. It's Michael. You're the peacemaker. Well, I ain't having it, all right? I ain't having it. I mean, maybe when the heat dies down. But this, nah, I ain't having. I mean, that's it, right? Huh? Wasn't it? Wasn't it? But Michael ain't the problem. T, I like you. You scare the shit out of me sometimes. You creep me the fuck out. But the way I see it, the way anyone normal would see it, not that any of this shit is normal, man, you gonna get us all fucking killed. Gonna whack me? Huh? Me? I ain't been nothing but straight and true with you. I'm sorry, man. Yeah, you have been true with me. But the truth ain't what I'm interested in. You fucking kill him! E dai ragazzi, mettiamoci subito sulle tracce di Trevor. In realtà questa è una missione un po' così show off, perché ormai ragazzi la tensione, l'ansia non c'è più. Ormai sappiamo qual è effettivamente il finale. Adesso lo vediamo giusto così per farci due risate, o comunque per vedere come sarebbe andata. Ma sicuramente il nostro finale, anzi il finale ragazzi, almeno per tutti quelli che l'hanno seguito insieme a me, deve rimanere quello di della follia, ovvero che siamo riusciti a salvare tutti. Cacchio Trevor, mi sembra troppo bello. Dobbiamo inseguirlo per un po' più di tempo. Quindi ecco, diciamo ragazzi, non vi fate condizionare adesso da questi finali alternativi, perché appunto sono finali alternativi. La nostra storia è finita con il salvataggio di tutti e tre. Sì, vabbè, magari giochiamo anche, non chiacchieriamo e basta. Per tutti quelli che lo chiedono ragazzi, ovviamente una volta terminato il gioco è possibile continuare a giocare. Anzi, avremo anche i soldi del grande colpo, i 20 milioni che abbiamo guadagnato con la nostra rapina. Penso che però, forse, questo lo dico, non lo so, se avessimo scelto di far fuori qualcuno, uno dei due, magari potevamo continuare a giocare. Però magari avremmo avuto solamente due personaggi piuttosto che tutti e tre. Tanto Trevor, davvero Schumacher, si sta intufolando nel traffico. Io provo a sparargli alle gomme ma non lo becco. Ah, una cosa ragazzi, scusate se impegno questo tempo un po' per chiacchierare, però tanto ormai l'ansia è scemata, stiamo facendo la missione giusto per... In tantissimi mi avete chiesto di fare qualche video cazzeggio, il casino davvero pro. Ragazzi, a parte lo sto facendo in questo momento. No, ragazzi, mi dispiace un po' deludervi da questo punto di vista, perché siamo a pochissimi giorni dall'inizio di una nuova serie che ricordiamo essere Beyond Two Souls, che spero sia all'altezza degli altri giochi. Secondo me ragazzi, non tanto dal punto di vista del gameplay, ma sicuramente dal punto di vista della storia ci potrà offrire tantissimo. Però ecco, magari sarebbe più facile, mannaggia la miseriaccia, fare, che ne so, un po' qualche video cazzeggio così e riposarmi da un certo punto di vista, piuttosto che finire GTA, una serie importante come GTA, iniziare subito un'altra. Però boh ragazzi, io preferisco fare così. Magari potremmo fare qualche video cazzeggio, qualche easter egg, queste cose così, che poi tra l'altro adesso stanno facendo più o meno tutti. Magari possiamo farlo più in là, in un momento, ci ha fregati, in un momento di stanca, che non ci sono grandi giochi da giocare. E ci chiama Michael. Yo, where are you, man? I'm chasing T through the oil field. Shit. Okay, I'm not far away. Try and stop him. Sì, tagliamo. Il premio Nobel per le scorciatoie è nostro da anni, ma qua abbiamo disintegrato la macchina. E quindi ragazzi, dicevo, tanto sto giocando un po' alla cacchio. Dicevo, quindi magari possiamo risfruttare GTA in un momento di stanca o di magra di giochi. Ricordiamoci anche che c'è GTA Online, quindi ancora non l'abbiamo provato, quindi magari c'è tempo, dai. Ma prometto che lo faremo con Michael. Michael! Fuck!
I thought I was with one Judas! I'm surrounded by them! You fake motherfuckers! You want a piece of me? Fucking cook at me! You wanna kill me? Take a fucking shot! Ugh. You always like gasoline, Trevor! Man, that was your best fucking friend! Fuck you. Oh! Woo! Oh. You know what, tough guy? It's time you grow the fuck up. I mean, I admit, I'm a bad piece of work, but that guy, that piece of shit, no boundaries, no sense of when to back off, no nothing. 24/7 insanity, day in, day out, all the time. Never regretted nothing, never cared for nothing. Well, fuck him. I mean, there's gotta be a limit, kid. You know, a point where even assholes like us say, enough is he fucking enough. Human stew. That's my limit. I know that now. I guess that's that then. It is what it is. Hey, it's certainly been an education. Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tales spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Survive. Damn straight. Don't come close. Eh sì ragazzi, finisce un po' come era iniziato, ovvero con Franklin e Michael, l'allievo e il maestro, che sono stati un po' scombussolati dall'arrivo di Trevor nelle loro vite. Certo ragazzi, sicuramente un finale con la morte di uno dei personaggi è sempre un finale un po' più epico rispetto a quello che abbiamo visto, anche se, ripeto, a me il finale che abbiamo già fatto è quello che preferisco almeno fino adesso. C'è da dire però ragazzi che più che soffermarci sulle effettive immagini, no? Quindi la morte di Trevor eccetera, io mi soffermerei in questo finale soprattutto sulle parole di Michael, che dice che è una questione di sopravvivenza. Mi viene in mente Homo homini lupus, ovvero l'uomo è lupo per l'uomo. E forse quindi la chiave è un po' in questa cosa. Sinceramente, se avessi dovuto scegliere solamente tra la morte di uno o l'altro, sicuramente avrei scelto uccidere Trevor piuttosto che Michael. Ma a proposito di questo ragazzi, io direi di andare a vedere subito anche l'altro finale. Andiamo. Hey man. Hey, what's up? You seem kind of agitated. Man, shit ain't good right now. Oh, I'm sorry to hear that. Hold on. Hey, baby, what's up? Really? Tracy? College? Our Tracy? Real college? You gotta be kidding me. That's great. All right, well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. All right, bye. Amanda. Says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. Got my kids back, my wife, got a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. What?
I like you, dog, and you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man. Me and you know this shit ain't over, dog. We both realists. The fuck is this? You came here to fucking clip me? You? Fuck! Vabbè ragazzi, sembra che anche in questo finale dovremmo inseguire il nostro bersaglio. Sicuramente di tutte le scelte che potevamo fare per influenzare il finale, credo che questa sia la più difficile, almeno per me. Sapete che mi sono affezionato in maniera particolare a Michael. E credo che comunque anche... Sì, infatti andiamo sui binari del treno così un po' spericolati. Non solo ragazzi, dicevo, perché comunque Michael, avete visto anche questo filmato, come parli della sua famiglia, di tutto quello che ha, e sicuramente ha molto più da perdere lui rispetto a Trevor, che è un cavallo pazzo. Tanto ci ha fregato Michael, perché ha trovato il pertugio giusto per scardinare la nostra difesa. Ma purtroppo, ma ragazzi, non avrei mai scelto di uccidere Michael, mai, proprio mai nella vita. Ma purtroppo dobbiamo vedere tutti i finali, e quindi dobbiamo uccidere Michael, che si avventura a piedi. Andiamo ad inseguirlo. E forse ragazzi, ecco, mo che mi viene in mente, il fatto che questa sia la decisione un po' più difficile da prendere, e forse anche quella un po' più romantica, se vogliamo. Perché se ci pensiamo bene, è proprio Franklin che dovrà far fuori Michael, che nel corso del gioco comunque è stato come un padre putativo, no? Da un certo punto di vista è stato il suo mentore. Se Franklin è arrivato a questo punto, lo deve soprattutto a Michael, che gli ha fatto da chioccia, no? Da maestro. Quindi c'è questo... Perché mo è vestito così? Il trasformismo di Michael. Ha cambiato abito così dal giorno alla notte. C'aveva il vestito grigio, ma adesso già che cravatta. Vabbè. Vabbè, questi sono i misteri di GTA, non lo sapremo mai. Sì, e comunque, dicevo ragazzi, c'è questa cosa un po' romantica dell'allievo contro il maestro. E stai buono a sparare. Vedete, infatti, lo stavo dicendo. Magari, anzi, facciamo parlare le immagini al posto nostro. Certo ragazzi, pensate se come prima scelta avessimo deciso di uccidere proprio Michael e avessimo affrontato questa missione. In questo momento avrei avuto proprio il cuore in gola. Veramente una tensione assurda. I brought you into my home, Franklin! Oh, shit. Come on, you prick. I taught you everything you know. Not everything. I was here long before you, and I'll be here after your ass. Well, we'll see about that, you fuck. I'll take you every time. Every fucking time! Yeah? Fucking A right! You man! I was your bitch! I couldn't even stand down the barrel of your gun any fucking day, you motherfucker! You just keep telling yourself that! It ain't gonna make you feel any better! Past performance, homie! People don't fucking change. You did. You, two-bit gangster, gone three-bit. Now you're gonna... Gap, the only one who was ever decent to you. Ha! No, I trusted you. I took you in. Treated you like family. Mike, let's just... Fuck you! Hey, you told me when the time came? I know. I'm sorry. You hypocrite! I should have clipped you when you broke into my house! Man, I'm sorry.
It's like you said, I understand. You don't understand nothing. I'm all you got. You made the wrong call. Ah! I'll bring you down with me. What up, this your boy LD. Leave one. Hey, Lamar. It's me, homie. Look, I was just calling to see how you was doing, dog. Or maybe we can hang out or something. Man, I know I've been kind of caught up in shit, man, but shit been real crazy, homie. But it's dealt with now. Fuck, man, you know how it is, homie. You just start running and shit, then all of a sudden your legs give and you just can't run no more. Anyway, man. Man, just hit me, dog. We brothers, homie, all right? Please. Beh, che dire, ragazzi, bel finale, sicuramente molto triste, d'impatto. Certamente la morte di un personaggio importante come Michael rende tutto più triste, anche le ultime parole di Franklin sono state abbastanza dure. Ripeto, forse questo è il finale più romantico, tra virgolette, dell'allievo che supera il maestro, però l'unica parola che mi viene adesso in mente è tristezza, veramente un finale tristissimo. Fortunatamente noi abbiamo fatto altre scelte e abbiamo scelto di salvare tutti e credo che sia il degno finale di un gioco come GTA 5. Ma bando alle ciance, ragazzi, ci stiamo intristendo, torniamo più forti che mai. Questi erano i finali alternativi che mi avete tanto chiesto. Io vi do appuntamento alla prossima serie, che ricordiamo Beyond Two Souls inizierà il 9 ottobre. Un saluto a tutti da Mike Shosh, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passerà, ma tutti quanti amano Mike Shosha! Tutti quanti amano Mike Shosha!